In data 17 settembre 2011 si è tenuta a Como l'apertura dell'anno accademico 2011-2012 della Scuola Biblica Uomini Nuovi, Shepherd University in lingua italiana. Benvenuto ad ognuno di voi. E ogni volta l'apertura di un nuovo anno scolastico è sempre un avvenimento eccezionale e particolare. Cari docenti e studenti della Shepherd University in Italia, congratulazioni per l'inizio del nuovo anno accademico. E io prego che, mentre le lezioni della Bibbia sono impartite, che lo Spirito Santo formerà in tutti voi il carattere di Cristo. Ricevete questo saluto da parte nostra nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Juan Carlo Ortiz, presidente della scuola di teologia della Shepherd University. Dalla Genesi all'Apocalisse il concetto dell'istruzione è strettamente connesso a questo messaggio, perché è Dio in primis che si occupa di questo fatto. Nel giardino dell'Eden l'uomo si trova faccia a faccia con Dio che lo vuole istruire. Sicuramente è una scuola, è un'istruzione primordiale, ma sicuramente fondamentale. È Dio che parla all'uomo dicendogli quali sono le regole che deve osservare, perché è Dio che è l'autore di questo progetto meraviglioso di cui noi siamo parte, e Dio stesso si preoccupa di darci le istruzioni necessarie per vivere bene questo progetto, perché l'interesse di Dio è che noi possiamo vivere bene il progetto che Lui ha fatto per noi. Sapete quella parola che il padre dirà ai suoi servi del figlio il prodigo, gli dirà adesso, come dire, lavatelo e cambiatelo, come dire, mettete a posto la sua vita, perché io l'ho accolto anche con tutta la puzza del porcile che ha portato con sé, perché il Signore ci accoglie tutti così come siamo. Però poi attraverso un lavoro straordinario, e uno di questi lavori è proprio l'istruzione, la formazione che lui ci dà. L'Antico Testamento porta questo segnale nella sua storia del popolo di Israele in maniera eccezionale, proprio perché addirittura da quando i bambini nascevano, che dovevano essere in qualche modo lasciati alla cura dei genitori fino a 5 anni, 6 anni, dopodiché passavano nelle mani dei rabbini che li istruivano perché potessero diventare uomini compiuti e uomini degni di rappresentare il popolo di Dio, che era l'espressione, se vogliamo, anticipare la sua incarnazione, la sua presenza in mezzo agli uomini. E la storia dell'Antico Testamento è ricca di questo filo rosso che lega proprio la storia della rivelazione, e la lega fortemente alla necessità, al bisogno che noi abbiamo di essere istruiti, di essere, come dire, portati a conoscere, di essere formati per poter essere quello che il Signore aveva definito il popolo di Israele essere, un popolo sacerdotale. Voi vi siete un tesoro particolare, siete un popolo di sacerdoti, in mezzo al quale c'è un sacerdozio particolare che lega il popolo con Dio, ma allo stesso tempo il popolo diventa sacerdote in quanto mediatore di un insegnamento, di una rivelazione che porta a tutti gli altri popoli il concetto, la conoscenza, l'insegnamento di colui che è il vero Dio. Questo è, nella storia di Israele troviamo questo fatto. Nella Chiesa primitiva, come dicevo, ritroviamo ancora questa straordinaria verità. Le chiese, se vogliamo, locali, pur legate all'attività apostolica, agli scritti che circolavano prima ancora che fosse canonizzato il Nuovo Testamento, erano strettamente legate a uomini che avevano anche questo carico ministeriale, quello di istruire gli insegnanti. Buongiorno a tutti, io sono grato per l'invito che Giuseppe mi ha rivolto per questo momento importante di esordio di, se capisco bene, una continuità, certamente legata a una scuola biblica che continua da molti anni, che vede, credo, da tanto tempo presente tutti voi a vari livelli, e nello stesso tempo verso una specie di parto, chiamiamolo così, che di volta in volta verrà a proiettarsi nel futuro, perché è del tutto evidente che
il passaggio da una realtà culturale tout court a una dimensione accademica non si fa schiacciando un pulsante e pensando che chi la sera prima, come dire, aveva una certa fisionomia, la mattina dopo si sveglia immediatamente diventato studente universitario. Questo è del tutto evidente, credo che nessuna persona potrebbe pensare diversamente, almeno di vivere sulla Luna o al di fuori di qualsiasi contesto. Ecco, io penso che in questo quadro, io sono molto grato a chi mi ha preceduto, per tutta una serie di elementi che ha proposto all'attenzione di tutti noi. A cominciare da due parole che mi sono sembrate probabilmente le più ricorrenti, la parola istruzione da un lato e la parola affidabilità dall'altro. Ecco, io penso che ciascuno di coloro che cercano di essere cristiani, quale che sia la denominazione da cui vengono, ha come obiettivo della sua vita, l'obiettivo della sua prospettiva di vita, quello di tentare di essere un credente affidabile, facendo una specie di gioco di parole, un credente credibile. Perché noi tutti, credo, abbiamo incontrato nella nostra vita tante persone che dicevano di essere cristiane e talvolta probabilmente anche noi diciamo di esserlo senza poi esserlo nella realtà della nostra testimonianza. Ma l'obiettivo di tutti oggi è di essere credibili nel contesto storico-culturale in cui siamo inseriti. Cos'è la Bibbia? La Bibbia è un libro di estensione mediocre che riunisce nelle sue pagine tutti i generi letterari: storia, poesia, legislazione, morale. A volte semplice, altre volte ridente oppure sublime. Geme, sospira, piange, minaccia, tuona, supplica. Esso esprime tutti i sentimenti dell'animo umano, i più familiari come i più rari, meglio di qualunque altro libro, e unico fra tutti riflette i pensieri dello Spirito di Dio. Riunendo in una sola frase alcuni dei suoi caratteri, ho voluto non tanto comporre un periodo, quanto provare a rendere sensibile l'immensità di questo oceano, del quale non si possono seguire le rive senza che lo sguardo sia attirato dalle profondità dell'infinito. Ha dell'umano in storia, in filologia, in archeologia, in morale. Problemi che non saranno risolti per molto tempo e che ci riguardano così da vicino che il loro interesse non si indebolisce. Nella Bibbia Dio ha dato all'intelligenza umana un lavoro interminabile e, notate, gli ha aperto un campo indefinito di progresso nella verità. Allora, queste sono parole di oltre un secolo fa, ma mi pare che siano state scritte ieri mattina. Chi ha frequentato fino adesso la nostra scuola biblica sa che esiste un corso base, grazie Sandro, un corso base quadriennale che abbiamo denominato anno A, B e C. La struttura è ciclica, cioè uno si può iscrivere a qualunque momento, se parte con l'anno C farà poi il D e poi riprende la A e la B, insomma dura 4 anni. Poi abbiamo un corso master di 3 anni che è caratterizzato dal fatto che diciamo, questo è un corso che mira soprattutto alla formazione personale, all'approfondimento della fede. Questo è per coloro che tendono a essere d'aiuto, a essere dei leader nella propria chiesa, nella propria comunità. Quindi cambia un po' l'aspetto da corso base, diventa proprio per essere d'aiuto ai responsabili della propria comunità, della propria chiesa. Abbiamo fatto partire un corso bachelor con una classe pilota costituita da 12 allievi, 12 studenti, scusate, e poi abbiamo anche un corso per pastori, corso a distanza, che è stato programmato e che sarà attivo penso dal prossimo autunno, al massimo in gennaio del 2012. Possiamo passare alla terza slide? Ecco, da ora la novità è questa. Cosa accade? Allora, quello che fino adesso abbiamo chiamato corsi base e master passano sotto il cappello Shepherd, cioè abbiamo sostituito la piattaforma di fondo e diventano il corso diaconale e il corso pastorale. Ripeto, abbiamo costruito la scuola biblica sulla piattaforma Shepherd. Questo implica che un vero corso universitario per un ragazzo che esce dal liceo non partirà quest'anno, non ce l'abbiamo fatta. La costruzione
è veramente molto complicata da mettere in piedi, eccetera. Per cui, ripeto, per intanto noi proponiamo un corso universitario, ma all'interno della nostra scuola biblica. Il che cosa implica? Che, allora, ogni studente dovrà avere una tessera, verrà iscritto automaticamente alla Shepherd e paga una quota di 100 euro, una volta sola per tutta la sua presenza presso la nostra scuola biblica. E poi sta a lui ad attivare, se gli interessa, lo stato di bachelor, vale a dire, uno si iscrive quest'anno, seguirà i corsi come sono sempre stati fatti. Gli allievi sanno che hanno 10 giornate di scuola biblica, avranno dei docenti, dovranno consegnare dei compiti, e avranno delle valutazioni. Però dal momento che mi dice, guarda, a me interessa attivare lo stato bachelor, ecco che allora per questo stato gli impone di fornire, di dover fare più compiti e più esami, e in più dovrà seguire anche 10 giornate complementari nella sede di Como. Quindi praticamente la scuola, la nostra scuola va avanti continuamente, ma chi richiede di poter seguire questo corso bachelor per avere poi il titolo accademico dovrà in più frequentare le 12 giornate in più qui a Como, e nel corso delle giornate normali che faremo presso la scuola biblica, chiaramente lui dovrà sostenere più esami di uno che è un semplice allievo della scuola biblica. Nel contesto abbiamo fatto dei ragionamenti, io qui ringrazio il fratello Gianni San Domenico, il fratello Iso, tutti abbiamo collaborato, anche il fratello Sandro, abbiamo cercato di far quadrare le cose, ed è stata veramente un'operazione tutt'altro che banale. E noi garantiamo che cosa? Che alla fine, per uno studente che ha attivato questo nuovo statuto bachelor della Shepherd, alla fine di un anno avrà conseguito 24 crediti. Ecco, perché normalmente in un semestre un allievo riceve, cioè un bachelor prevede l'acquisizione di 180 crediti, però chiaramente 180 crediti vuol dire che in un semestre deve averne almeno 30. Ora, organizzare un semestre significa per noi fare almeno 20 giornate di scuola, per cui noi riusciamo praticamente, andiamo a velocità ridotta rispetto a quello che è un istituto normale. Però il grande vantaggio è i costi che sono molto ridotti, dopo ve li faccio vedere, e non vi togliamo dal vostro posto di lavoro. Voi potete seguire sempre la vostra famiglia, la vostra chiesa, le vostre attività. Chiaramente sarà un sacrificio perché è tutt'altro che banale, però siete sul posto. Allora, riprendo perché adesso ho anticipato un po' di cose. Allora, le lezioni vengono organizzate per moduli, ogni modulo verrà attribuito un certo numero di crediti riconosciuto dalla Shepherd, per un totale di 12 crediti. Mi vai sulla prossima slide. Questo è quello che accade durante le giornate che faremo per la scuola biblica. Qualora il nuovo studente, ripeto, quello che sto dicendo vale a partire da quest'anno, da autunno 2011, il passato individuale lo discuteremo poi personalmente dopo, alla fine della cerimonia d'inizio. Allora, ripeto, qualora lo studente nuovo decidesse di attivare lo stato bachelor universitario, gli verranno conteggiate ulteriori 12 crediti all'anno, che saranno verificate con esame, con la presenza di ulteriori 10 giornate lezioni svolte nella sede distaccata di Como, quello che vi ho anticipato. Bene, come dicevo prima, appunto per evitare i pasticci, chi è già attualmente studente gli verrò poi proposto un piano personale molto, permettetemi di dire, molto generoso da parte nostra, molto generoso. Possiamo passare alla quarta. Ecco, qui ho cercato di rappresentare, senza far troppa confusione, cosa sta accadendo. Allora, vedete, qui c'è la nostra scuola biblica. Con la nuova struttura che ho appena esposto, voi arriverete ad avere un corso bachelor. Allora, questa è la scuola biblica nostra, questo invece, diciamo, il troncone Shepherd, quello accademico ufficiale che
a Dio piacendo, con l'aiuto di tanti collaboratori, tra cui anche il nostro amico Ernesto, riusciremo forse già l'anno prossimo a farlo partire. Questo è un corso universitario a proprio un corso universitario vero e proprio, cioè con tanto di lezioni, e vedremo cosa riusciamo a fare. Allora, ripeto, la scuola, la nostra scuola biblica, con 7 anni di formazione, vi permette di arrivare qui ed avere il vostro primo titolo accademico, il primo che è il corso bachelor. Poi a fianco partirà anche un corso per pastori, per gente che è già del mestiere, con 7 anni di conduzione, che è capace, che non ha tempo di seguire lì, si faranno richiesta, c'è cioè tutta una procedura da seguire, in maniera che anche loro riusciranno ad arrivare a questo livello se completano il loro curriculum qui esposto. Saranno chiamati moduli 1, 2, 3 per non dare l'idea del tempo, perché altrimenti poi uno si comincia a spaventare. Quindi si devono sostituire le voci trimestre con la voce modulo. Ecco, e anche loro, quando avranno finito, sono a livello del primo titolo accademico bachelor. Allora, quindi, poi chi è veramente intenzionato a seguire i corsi può passare direttamente al master qua, e addirittura poi arrivare al dottorato sempre all'interno della facoltà della Sheppard. Qui tra l'altro stiamo costruendo anche un aggancio con l'Università di Chieti, che a quanto pare, se stiamo va bene in trattative, permetterebbe al nostro allievo bachelor di fare un salto e seguire anche a Chieti, che è specializzata in sociologia. Ecco, allora, i contributi. Allora, come abbiamo detto, siccome la nostra nuova piattaforma, la Shepherd, è richiesto un 100 euro una sola volta per tutta la carriera, uno paga questa e basta. Poi, per il corso diaconale non abbiamo modificato i costi, sono 350 euro per le lezioni, 350 ancora sia per il corso pastorale. Questo è il vecchio base, questo è il vecchio master. La classe pilota, ecco, se qualora un allievo nuovo decidesse di appunto attivare questo stato bachelor, dovrà semplicemente versare altri 100 euro e potrà seguire i corsi che verranno fatti qui, complementari ai corsi che facciamo per la scuola biblica, e diventa praticamente un nuovo elemento della classe pilota. Classe pilota che quest'anno è partita, quindi viene e segue anche lui i corsi che vengono fatti. Quando il percorso sarà terminato per uno studente che è praticamente arrivato all'acquisizione 580-13, e noi gli procureremo, lui dovrà versare una tassa, perché questa tassa viene praticamente pretesa dalla Shepherd a Los Angeles, in maniera che abbia la registrazione ufficiale presso la loro sede, e quindi avrà il suo primo titolo accademico bachelor. Possiamo passare alla prossima slide? Allora, questa è una richiesta che ci è stata fatta da alcuni allievi: ma è sicuro che, pur non avendo un titolo di maturità di scuola superiore, possiamo accedere al titolo accademico? La risposta è sì. Il nostro presidente è stato in America nel mese di giugno e gli hanno dato carta bianca e gli ha detto: se avete persone molto motivate che desiderano aumentare le loro conoscenze e farsi una formazione, senz'altro lo possono accedere all'università, a condizione che abbiano superato i 25 anni e che presentino una documentazione relativa alle motivazioni. Noi vogliamo persone che hanno intenzioni serie, perché è inutile partire, sarà un lavoro veramente impegnativo. So che appartare ore per lo studio, per chi ha già impegni professionali, di famiglia, non è banale. Però se veramente il desiderio è talmente forte, basterà portare la documentazione relativa che dice perché io voglio fare questo approfondimento, questo percorso nuovo. Per cui non gli importa, se uno ha anche solo il titolo di terza media, va benissimo, basta che abbia 25 anni e i requisiti esposti, che sia una persona seria, intenzionata a proseguire gli studi. Prossima slide.
Ecco, allora, qui cedo la parola un attimo ai dottor Giuseppe Laiso e al dottor Gianni San Domenico, che dovrebbero dirvi qualcosa concernente un po' quel che vi è spiegato, quel che vi è trattato sia al corso base, sia al corso master, e magari spiegare anche questa cosa. E pardon, questo pezzo l'ho già spiegato io, magari il nuovo corso Becero per Pastore a Distanza. In futuro, futuro quello che abbiamo mostrato prima in quell'istogramma di prima, si potrà arrivare anche al master, qui con la variante che si può andare a fare un master anche in sociologia a Chieti, e poi scelto il dottorato, che sono però, ripeto, molto, molto lontani. Non so se il fratello Gian Domenico vuole presentare un attimo i due corsi e essere magari un po' più provvisto di quanto non sia stato io. Dunque, il corso base, diciamo, è il corso master, siccome li abbiamo già nella nostra scuola, li abbiamo tenuti e chiunque, diciamo, frequenta questi corsi avrà alla fine, a seconda, diciamo, di dove si ferma, potrà avere il riconoscimento diaconale se fa 4 anni e il riconoscimento pastorale se fa i 7 anni. Nel frattempo ci sarà, per chi si immette, diciamo, nella via universitaria, anche la possibilità di poter avere poi il becero. Che cosa insegniamo? Qual è la motivazione di base? Io posso dire questo, che l'intenzione è proprio formare degli uomini, delle donne, che possano essere delle colonne nella propria chiesa, possibilmente nell'ambiente nel quale vivono, e possano essere aperti anche. Quindi se avete dei paraocchi, se non dire della nazionale, vogliamo cercare di poterli togliere, ma conoscere veramente la parola di Dio. Perché in Samuele è scritto che il Signore ha chiamato Samuele in un periodo in cui la parola di Dio era veramente rara. Il Signore ha preso un uomo, preso Samuele, il quale è diventato il primo dei profeti, se vogliamo, nella storia di Israele. E quindi poi vediamo che nel tempo, al tempo di Elia per esempio, c'è stata la scuola dei profeti, che non erano semplicemente i veggenti, ma erano i profeti in quanto erano quelli che potevano poi ammaestrare il popolo. Al tempo di Giosia invece, Giosia stesso ha preso degli uomini e li ha mandati in tutta la Giudea proprio per poter ammaestrare il popolo. Allora, e poi l'Apostolo Paolo addirittura per 2 anni ha tenuto la scuola, no, di Tirano, no? Quindi l'istruzione è necessaria, non si può improvvisare. Se noi andassimo da un dottore, il quale ci dicesse sì, vabbè, c'è tanta buona volontà, voi cosa direste? Dove sono capitati? Quindi noi dobbiamo avere delle colonne, delle persone che sono preparate. Che cosa diamo diciamo, come preparazione? Nella base daremo quello che sono, possiamo dire, i primi elementi per conoscere la parola di Dio. Quindi verrà, diciamo, aperta, se vogliamo, tutta la parola, in maniera tale che possiamo sapere almeno, no, che cosa dice la Bibbia nella sua base essenziale. Gli ebrei dicono che ci sono 2 o 3 modi di leggere la Bibbia, quella della base essenziale, poi arrivare fino alla Cabala, ma va bene. Quindi alla base essenziale, cosa c'è scritto nella Bibbia? No? Sapere che cosa c'è scritto almeno. Esattamente come uno può leggere un libro e cercare di poterla spiegare. Dopodiché ci sono gli approfondimenti. Gli approfondimenti sono nel corso master e gli approfondimenti sono nel corso universitario. Perché è giusto che noi non soltanto spolveriamo la Bibbia, ma che noi andiamo in profondità alla parola. Dopo ci sono anche dei corsi, diciamo, alternativi, nel senso di conoscere le situazioni della vita, diciamo, di modo che noi siamo preparati anche ad affrontare le situazioni della vita, no? Che potrebbero essere i più disparati. Vi faccio un esempio proprio terra, ma che è veramente successo. Un pastore si è ritrovato a dover accompagnare una sua pecora,
della sua chiesa che era incinta in ospedale, e non è arrivato fino all'ospedale. A un certo punto lui si è dovuto dare da fare per fare in modo che aiutare questa sua pecorella a partorire. Io mi sono detto, ma se capitava meglio che facevo? Ora, non voglio dire che mi insegnerò come dovremmo aiutare le donne a partorire, ma voglio dire, ci sono delle situazioni nella vita che è giusto che noi sappiamo. Cioè non dobbiamo avere solo paraocchi della Bibbia, no? Ma dobbiamo avere invece un'ampia apertura, no? Per dire, io sono qua, se ti appoggi in qualche modo posso riuscire a darti una mano. Mi viene in mente quando la parola di Dio nel libro dei Re, c'è questo uomo che aveva preso un'ascia a prestito per poter tagliare degli alberi, e a un certo punto questa ascia di ferro si è uscita dal manico. E questo uomo si mette le mani nei capelli, dice: l'avevo preso in prestito, adesso come farò, come non farò? E lui cosa fa? Va da uomo di Dio, mi è successo questo, e l'uomo di Dio trova la soluzione. Allora, sono cose, certamente ha fatto un miracolo, non dico di no, oppure è andato dall'uomo di Dio e gli ha detto: guarda che la minestra è amara, e l'uomo di Dio, Elisea in questo caso, ha risolto il problema, no? Quindi dobbiamo essere anche pratici nelle cose della vita, no? A me capita ogni tanto vengono i fratelli, mi fanno delle domande, uno dice: fratello, siccome tu sei ragioniere, spiegami questa cosa qua. Allora, quindi vi voglio dire che non soltanto la Bibbia in quanto tale, no? Ma anche quello che potrebbero essere le necessità, possiamo dire, di tutti i giorni. È necessario che noi ci prepariamo, sì, è necessario. Ci dice il fratello all'inizio, dalla Genesi all'Apocalisse, non è altro che un insegnare. Ma non vogliamo essere solo cristiani intellettuali. Una frase che ritengo che il Signore mi abbia detto un paio di anni fa: dobbiamo essere meteorologi, dobbiamo essere in grado di poter capire da dove soffia il vento e dove sta andando, dobbiamo essere in grado di poter capire l'ultima pioggia di Dio, dobbiamo essere in grado di fare come ha fatto Elia quando vide la piccola nuvoletta, ha detto: arriverà una grande pioggia. Noi dobbiamo essere in grado di essere anche spirituali, non soltanto riempire la testa, ma avere veramente una comunione con il Signore. Il vento soffia dove vuole, noi dobbiamo capire dove sta andando. Il volo di Dio dice: ci sarà l'ultima pioggia. Quando sarà l'ultima pioggia? Dobbiamo capire. Per essere in grado di poter aiutare gli altri, affinché ognuno di loro possa aprire un breve. Il Signore ci benedica in questo cammino. Io sono sempre entusiasta di poterlo fare. Spero che come posso dire, questo entusiasmo venga recepito e venga trasmesso. Amen.